Assassinio del re d'Italia Umberto I di Savoia, Monza, 29 luglio del 1900. Il regicidio del re d'Italia Umberto I di Savoia del 1900 fu compiuto dall'anarchico Gaetano Bresci durante una visita ufficiale. Era presente un antefatto rispetto a questo avvenimento storico, tragico avvenimento storico. Tra il 6 e l'8 maggio del 1898 a Milano la popolazione era scesa in piazza contro le condizioni di lavoro e l'aumento del prezzo del pane. Il governo di Antonio Starabba di Rudinì dichiarò lo stato d'assedio e diede pieni poteri al generale Fiorenzo Bava Beccaris per reprimere nel sangue la rivolta. A Milano in quei giorni erano presenti circa 15.000 militari. La rivolta venne repressa nel sangue e ci furono più di 80 morti e diversi feriti, 450 feriti tra la popolazione. Dopo i fatti di Milano, il generale Fiorenzo Bava Beccaris, il 5 giugno, ricevette dal re Umberto I di Savoia l'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia e il 4 luglio venne nominato dal re senatore del regno. Carica che mantenne fino al 1924, all'alba del fascismo, di cui divenne sostenitore. La repressione nel sangue, l'onorificenza e la nomina a senatore di Bava Beccaris suscitarono un forte sdegno nella popolazione, tra cui lo stesso Gaetano Bresci, che il 29 luglio del 1900, cioè il momento in cui fece l'attentato, dichiarò di aver voluto vendicare i morti del maggio del 1898 e l'offesa della decorazione al criminale Bava Beccaris. L'anarchico toscano Gaetano Bresci, il 27 febbraio del 1900, acquistò a Paterson, negli Stati Uniti, un'arma per uccidere il re. Quale tipologia di arma era? Un revolver Harrington & Richardson, modello Massachusetts, a 5 colpi, attualmente conservato presso il Museo Criminologico di Roma. Il 28 luglio del 1900 a Monza, il re era stato invitato alla cerimonia di chiusura della società di ginnastica Forti e Liberi in via Matteo da Campione. Dopo essere arrivato in carrozza e aver assistito agli esercizi ginnici e al discorso di premiazione del professor Draghino, tornò in carrozza alle 21:30 per tornare a Villa Reale. Mentre usciva dal portone, dove c'era una folla di ginnasti, Bresci lo colpì 3 volte, lo raggiunse e lo colpì 3 volte con il revolver, sparando il quarto colpo a vuoto. Il re fu colpito sia al volto che alla gola. L'8 agosto, dopo una cerimonia nella camera ardente di Villa Reale di Monza, la salma di Umberto I venne accompagnata in stazione da dove partì per Roma in un vagone speciale con l'alto clero e i dignitari di corte, a cui era stata affidata anche la corona ferrea. Alle 18:30 giunse nella stazione di Roma Termini, da dove il corteo funebre, con in testa il generale Amedeo Avogadro, tra due ali di folla raggiunse il Pantheon, dove la salma venne tumulata. Il 29 agosto del 1900 si aprì alle 9 del mattino presso la Corte d'Assise di Milano il processo contro Gaetano Bresci, che venne difeso dall'ex anarchico Saverio Merlino. Il processo si concluse alle 18 con la condanna di Bresci alla pena dell'ergastolo, inasprita dalla segregazione cellulare per i primi 7 anni nel penitenziario di Santo Stefano nell'isola di Ventotene, nel Lazio, in una cella di 9 metri quadri costruita per sorvegliarlo. Il 22 maggio del 1901 Gaetano Bresci venne trovato impiccato e venne archiviato in questo caso venne archiviato come suicidio. La morte fu anche attribuita a un pestaggio di alcune guardie del carcere che avrebbero inscenato il suicidio.